Pneumatici, termosifoni, valvole termostatiche, materiale elettrico ma anche tubi metallici e miscelatori dell'acqua. Tutto quanto di interesse, funzionante o riparabile, invece di venire smaltito, veniva rivenduto da un addetto del centro raccolta rifiuti speciali di Roiano a un complice sloveno che nottetempo si presentava al cancello di via Val Martinaga con il suo Fiat Fiorino. A scoprire il traffico illegale con cui il 55enne dipendente del centro arrotondava lo stipendio è stata la polizia locale. Il personale del distretto di Via Locchi stava già conducendo un'indagine sui responsabili dell'abbandono di rifiuti ingombranti scaricati all'esterno dei depositi autorizzati, operazione che ha portato complessivamente a 31 sanzioni. E nel corso di un appostamento notturno ha scoperto una station wagon che usciva dal deposito di Via Carbonara carica di rifiuti speciali non pericolosi. Anche qui si tratta di una violazione ambientale ma con rilevanza penale. È previsto l'arresto da 3 mesi e 1 anno, un'ammenda da 2.600 a 26.000 euro e il fermo del veicolo per 12 mesi. Estendendo il campo d'azione anche a Roiano, i vigili hanno scoperto il grosso del traffico, individuando il complice d'oltre confine che arrivava su segnalazione quando c'era merce interessante. Insieme all'operatore del centro rifiuti dovrà rispondere di concorso in furto aggravato continuato. La società che gestisce l'attività è risultata invece completamente estranea ai fatti.